Eccoci nella seconda parte della Coppa perduta della gara di Coppa CTR Nitro Fueled. Facciamo il tour del crepuscolo. Ricordatevi che questo Tour del Crepuscolo era il primo Gran Premio nel luglio 2019. Lo ricordo benissimo. Questa è la seconda volta che ve lo faccio vedere, se non ve lo ricordavate. Queste gare di coppa mi costringono a rifare le stesse piste. Dobbiamo fare tre giri. Ora dobbiamo arrivare primi al traguardo, perché questo è l'ultimo giro. Voi nei commenti dovete dirmi se vi piacciono queste gare di coppa, sì o no. Se volete che io continui a recensirle, ditemelo, fatemelo sapere. Quando usate un personaggio buono, avete la maschera Aku Aku. Sapete che cosa vi dico, cari followers? Vi dico che stiamo andando avanti con questa coppa perduta. Bisogna fare la quarta e ultima gara, l'ultima pista. Facciamo il parco preistorico, così concludiamo la coppa perduta. Siete pronti? Allora allacciatevi le cinture, perché si parte! Questo parco preistorico io l'avevo già recensito e già pubblicato sul canale, perché non andate a rivederlo?
E poi ricordatevi che questo parco preistorico era uscito nell'agosto 2019, che era il secondo Gran Premio. In questo parco preistorico ci sono un sacco di dinosauri. Ringraziate Piero Angela che ha fatto il programma televisivo Il pianeta dei dinosauri, trasmesso sulla Rai tanti anni fa, quando lo guardavamo io e mio fratello. Me lo ricordo benissimo, era diviso in 4 puntate. Ho sempre amato i dinosauri, anche mio fratello, grazie al film Jurassic Park. Bisogna fare per forza 3 giri. Boia, sta durando tanto la recensione. Questo video dura parecchio. Cerchiamo di raggiungere al più presto il traguardo. Dobbiamo arrivare primi. Vittoria! Abbiamo fatto 36 punti, continuando ad arrivare primi. Hai notato la porta misteriosa nella modalità avventura? Alcuni dicono che tu debba trovare abbastanza oro per risvegliare Sua Maestà. Bene, conclusa la coppa perduta della gara di coppa Crash Team Racing Nitro Fueled, direi che è il momento dei saluti. Vi saluto. Ora iscrivetevi al canale e mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. Potete anche condividerlo. Vi lascio alla scena con il podio del vincitore. Von Klutsch ha sempre con sé questo megafono, non si sa perché.